Salve a tutti, ritorniamo con le nostre lezioni di improvvisazione. Siamo alla lezione 4 del manuale, varianti ritmiche da improvvisare. Nelle precedenti lezioni abbiamo visto qualche esempio di come si possono variare le note di un accordo. Ora proveremo ad improvvisarle. L'esercizio che segue ha due misure scritte, alternate a due misure vuote, che dovremo improvvisare. Consideriamo le due misure scritte come se fossero una domanda o proposta, alla quale risponderemo improvvisando le due misure seguenti. Proveremo prima a mani separate e poi a mani unite. Lo faccio direttamente a mani unite. La proposta è questa. La risposta? Ora trasporteremo l'esercizio nell'accordo di Re. Re fa La. Un accordo minore. Ma prima analizziamo le proposte. La prima proposta inizia dal Do, sale al Sol e infine ridiscende al Do passando per Mi. Do, Sol, Mi, Do. Se noi suoneremo una risposta con lo stesso andamento, salto ascendente, e salti discendenti, sarà una risposta affermativa. Se invece suoneremo una melodia diversa, ad esempio con andamento contrario, avremo dato una risposta negativa. La proposta è questa. Una risposta negativa sarebbe così. Faccio tutto l'esercizio numero 6 in Re minore a mani unite. La proposta prima è questa. Risposta. Proposta. Risposta. Come avete notato, ho dato tutte risposte negative. Quindi ricapitoliamo, se noi suoneremo una risposta con lo stesso andamento della proposta, sarà una risposta affermativa. Se daremo un andamento diverso, tipo un andamento per moto contrario, sarà una risposta negativa. Entrambe le cose vanno bene. Non è detto che debba essere per forza positiva. Anche la negativa è molto usata nella musica proprio per contrastare, per dare un senso di contrasto. Bene, ci fermiamo. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.